Convegni, dibattiti, gli studenti laziali si sono dati appuntamento a fare turismo, luogo d'incontro per chi sta decidendo il proprio futuro scolastico a conclusione delle scuole superiori. L'Università Europea di Roma ha raccolto centinaia di studenti, uditori di molti tavoli e convegni. Anche l'ITS Turismo Roma ha partecipato alla Tre Giorni esponendo il programma dell'istituto, molto ambito per chi sceglie una scuola professionalizzante dopo il diploma. Beh sì, l'ITS è una realtà che sta crescendo rapidamente. L'impegno nel addestrare, formare, professionalizzare competenze di lavoro per il settore turistico mi pare che sia la sfida per il nostro paese, e credo che l'ITS Lazio, Turismo Lazio, stia facendo bene. Abbiamo raddoppiato i corsi, c'è una domanda di rilievo, ottimi elementi che tra l'altro riusciamo a selezionare al meglio. Certo, ci sono ancora traguardi da raggiungere, c'è da capire come rapportarsi alle lauree professionalizzanti, che è questa nuova realtà, ma mi pare che le sfide vanno raccolte e le vinceremo. Sempre secondo il professor Salvatori, bisogna fare molto più orientamento per gli studenti. Credo che dovremmo fare molto di più per l'orientamento, per far capire agli studenti, ai giovani che escono dalla scuola media superiore, che le scelte vanno compiute con attenzione, con cognizione di causa, e che il turismo è uno dei settori che il nostro paese ancora vede crescere, a differenza di altri settori che sono in declino. La scelta del turismo è una scelta ancora pagante.